nostro sportello, in cui dentro ci sono 22 cassetti, stazione totale. Ho utilizzato due metodi differenti per farli, quindi vediamoli adesso, li vediamo nel dettaglio. Ok, non fate caso a questa zona che prossimamente verrà riempita anche lei da 4 cassetti. Vediamo come è realizzato il primo. Questo qua l'ho realizzato, come potete vedere, senza l'utilizzo di viti nella parte frontale, diciamo. Non c'è il falso frontale, è il frontale vero del cassetto. Ho utilizzato delle spine, come possiamo vedere è a estrazione totale, quindi io ho accesso a tutto il cassetto. È molto capiente, alto circa 28 cm. Anche qui c'è un cassetto a estrazione totale, non so se si riesce a vedere bene. Qui ho inserito appunto il mio banco per la fresatrice. Questo è un cassetto più semplice, diciamo, è molto, molto grezzo. Ha una parte inferiore e i quattro angoli tagliati al banco sega, alla troncatrice. Semplicissimo da fare. Mentre questo è un po' più, diciamo, lavorato, questo è un po' più semplice. Adesso andiamo a vedere come li ho costruiti tutti e due. Ok, allora la mia idea è usare lì da scorrimento totale, che andrò a infilare qua dentro. Creerò un cassetto che così uscirà completamente. Però essendo che io il cassetto vorrei metterci il mio banchetto fresa per adesso, che è abbastanza alto, verrebbe fuori un cassetto, diciamo, alto così, sarebbe un po' antiestetico. Quindi cosa farò? Metterò un'antina, quindi il cassetto sarà inserito dentro ma non avrà la battuta, ma avrà un'antina totale che si aprirà e uscirà il cassetto. Detto ciò, per prendere le misure bisogna sempre tener conto appunto delle cerniere, che questa qua per esempio misura circa 25 mm. Se io montassi la guida così e dopo mettessi questa, non so se si riesce a vedere, ma il cassetto non riuscirebbe a uscire, sarebbe bloccato da questo. Come ho detto, sono circa 25 mm, quindi io userò un pezzo di legno avanzato, lo farò come spessore, monterò la cerniera al suo posto, però la guida a scorrimento totale la metterò più in dentro. Verrà il cassetto più piccolo, però almeno riuscirà ad aprirsi. Normalmente quando si montano queste cerniere bisogna stare a filo col mobile, con l'inizio della guida. Io non sono stato a filo, io sono stato circa 5 mm più in dentro, perché comunque io non avrò una battuta qua, ci sarà l'antina, quindi non mi interessa che questa rimanga più dentro il cassetto, anzi a me non andrà a sbattere. Bene, adesso che le cerniere sono montate andremo a costruire la scocca del cassetto. Inizieremo con la parte lunga, sarà un cassetto lungo 70 cm, quindi lungo quanto la guida, e la larghezza andremo a misurarla dopo, poi vediamo perché. Allora, adesso che ho tagliato i pezzi per la lunga, passiamo alla misura, calcolare la misura per il frontale. Allora, come fare a calcolare il frontale? Bisogna innanzitutto calcolare la luce del mobile, 42,5, quindi 425 mm. Bisogna togliere lo spessore delle guide, che nel mio caso sono circa 12,5 mm. Quindi per 2 25 mm, quindi 425 meno 25, 400 mm. Quando andremo a tagliare imposteremo la sega a 400 mm, però per essere sicuri userò due pezzi di scarto dello stesso materiale che ho usato per fare i laterali, così sarò sicuro al millimetro di fare la misura precisa. Quindi tornando alla troncatrice vado ad impostare lo stop
a 400 mm esatti, che è quella luce che mi serve a me. Ok, grazie al mio stop che, se non avete visto, vi invito ad andare a vedere il video. A questo punto gli aggiungo i due pezzi di scarto, che sarà dello spessore dei due pezzi laterali che ho fatto, così ho la misura esatta per fare il frontale e posso andare a tagliare. Ok, ho rivisto le misure, siccome inizialmente avevo detto che lo mettevo al contrario, il problema era che il banco fresa non ci stava, però non mi piaceva il discorso di tutto quello spazio sprecato. Ho fatto una piccola modifica al banco fresa e adesso dovrebbe starci, quindi proviamo in diretta a vedere se va bene. Una volta infilato il mio banco fresa, ho ancora a disposizione una trentina di centimetri, quindi posso fare un bel cassetto anche sopra. Ovviamente anche qui ho montato uno spessore di 2,5 cm circa, e adesso andrò a montare la guida esattamente in questa posizione. Il bello di queste guide è che si possono smontare, quindi qui c'è una leva, basta abbassarla e questa esce e si toglie. Così possiamo andare a fissare questa. Ok, a questo punto ho circa 31 cm qui, però lascerò un centimetro di margine giusto per... farò un cassetto da 28 cm di altezza.
Bene, per il fondo non volevo più utilizzare ancora il multistrato da 15 perché, a parte lo spazio, sarebbe uno spreco di materiale inutile. L'ho usato già là sotto perché avevo il peso del tutto il banchetto fresa da sostenere, però adesso non credo che avrà tutto sto peso, quindi avevo pensato di usare dei pannellini da multistrato da 4, però mi sa che da 4 è un po' troppo sottile, quindi multistrato da 8 mm non ne ho. Ormai questi qua l'ho comprati, non voglio sprecarli, quindi credo che li incollerò insieme e lo trasformerò in un multistrato da 8 mm. E neanche a farlo apposta dovrei avere una fresa da 8, quindi andrò a fresare i due fianchi e il frontale del cassetto e creerò lo scasso per inserire il fondo. Mi sono accorto che non ho una fresa da 8, quindi userò una fresa da 6 e farò due passate per forza. Bene, adesso andrò a fresare il frontale in questi due punti qua a 15 mm, ci vuole lo spessore del pannello laterale in modo che andranno ad incastrarsi perfettamente dentro. Fondo del cassetto, perché è così, è voluto così, perché non è né incollato né niente, quindi un domani che dovesse per qualsiasi motivo rompersi e sfondarsi, basterà sfilarlo e inserirlo uno nuovo senza smontare il cassetto, perché la scocca rimane integra. Adesso gli metto una vite qua giusto per tenerlo fermo, poi una levigata e posso montarlo. Ok, ora che la palla è asciutta andrò a levigare la parte frontale del cassetto. Ho lasciato apposta le spine sporgenti perché
sono smussate, quindi adesso quando andrò a levigare rimarranno perfettamente a filo, così avrà anche un bel effetto estetico. Ok, adesso posso andare a montarlo, quindi metterò uno spessore sfruttando il banco fresa, così metterò al cassetto come ho fatto prima. Una volta che il nostro cassetto è pronto, passiamo alla parte più importante, l'antina. Come fare a fare un'antina? Quindi, prima di tutto, misuriamo lo spazio in cui andrà l'antina. Dovete decidere se la volete sormonto totale, sormonto parziale. C'è tutto un discorso dietro che non sto qui a farvi, lo vedremo magari un'altra volta. Nel mio caso sarà un sormonto totale, quindi andrà a coprire le spalle del mobile, questa metà, perché dopo qua saranno i cassetti da un'altra parte, fino a coprire anche questa, quindi coprirò tutto il profilo. Quindi vado a misurare questo, nel mio caso è 49 per un'altezza, quindi la farò un po' più alta al massimo dopo la rifilo, 49,5 per 72,5. Bene, una volta tagliata l'antina a misura, dobbiamo tracciare i segni per fare appunto per mettere le cerniere. Scelgo magari la faccia più bella delle due da mettere, sembra questa, quindi questo sarà l'interno. Quindi vado a scegliere un punto dove le cerniere non diano fastidio ai cassetti che sono già montati. Faccio giusto uno spessore sopra per dare un po' di aria al mobile, così posso fare dei riferimenti dove posso mettere le cerniere. Ok, l'antina l'ho forata, adesso sul mobile vado a riprendere il riferimento di prima, traccio una riga, sì, giusto per vederlo meglio, la riporto qui. E adesso userò una dima, che è questa. Magari qualcuno la conosce, quella di Makers at Work, che ha inventato questo jig. Quindi vado a metterlo qua, così ho già i riscontri di dove devo forare.
E adesso, avendo preparato i fori, sarà tutto molto più semplice. Facciamo un riepilogo veloce. Allora, quello inferiore abbiamo visto che è semplicissimo da fare, mentre quello superiore possiamo vedere un frontale che, a differenza di quello sotto, ha una finitura estetica migliore, diciamo. Le spine sono volutamente messe così, se no usando la tecnica tipo del mettendole di fianco, per esempio, o fuori a tasca, non si vedrebbero neanche queste. Quindi questa è una soluzione estetica migliore e va bene anche per lasciare i cassetti a vista, diciamo. Questa tecnica magari qualcuno l'avrà già vista, non è la mia idea. L'ho visto fare al maestro Giacomo Malaspina, quindi ho deciso di prendere ispirazione da lui per realizzare questo cassetto. Mentre per la finitura, appunto, ho usato delle cerniere a scodellino ammortizzate. Devo dire che il risultato non è male. Manca una finitura, adesso vedrò di finirli e poi dovrò fare anche gli altri cassetti. Bene, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti, mettete un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete un mi piace, però scrivetemi cosa non vi è piaciuto. Per il resto io sono abbastanza soddisfatto di come è venuto. Ho usato due tecniche per fare i cassetti, ma dobbiamo sperimentare, vedere cosa è meglio, cosa è più veloce, soprattutto cosa è meno veloce. Il cassetto superiore ci ho messo una vita a farlo, però è esteticamente più bello. Quello inferiore l'ho fatto in 10 minuti. Vi lascio qui sotto in descrizione tutto il materiale che ho usato, soprattutto il video a installazione totale, le cerniere a scodellino. Devo spendere due parole per questo. L'abitatore della TacLife, l'ho comprato per, appunto, per fare questi lavoretti, montare le spine, le cerniere. Devo dire che, a parte il fatto che mi serve un altro mobile per gli abitatori, devo dire che mi sono trovato veramente bene, quindi magari spenderò due parole, farò una mini recensione, capire se sia utile o no un mini abitatore così. Però questa è un'altra storia. Bene, vi invito comunque a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove pubblico molte cose, anche foto di cose di cui non faccio il video perché non ho tempo di fare video, però magari metto qualche foto, così. Quindi vi invito a seguirmi. Trovate tutto in descrizione. Andate in descrizione e trovate link, video, canali, sito web dove andrà a vedere i miei lavori, e tutto il resto. E noi ci vediamo alla prossima.